Amici di Arend, Boys Posillipo Coroglio Team, è il match della quarta giornata di torneo calcetto. Questa è la voce di Leonardo Zullo, andiamo a dare uno sguardo agli highlights della sfida. Parte subito forte Coroglio Team con un gol direttamente dal calcio d'inizio. Il pareggio arriva subito con Trapanese alla Pippo Inzaghi. L'attaccante di Boys Posillipo si trova in area al momento della respinta e spinge il pallone in rete. Minerva su punizione porta i suoi in vantaggio e da qui comincia praticamente un'altra partita. Minerva realizzerà al termine della sfida ben 8 realizzazioni in tutte le salse. Nell'immagine corrente Trapanese sfiora il pallone in profondità e batte Zanucci che non può nulla sulla deviazione. Ancora una volta Minerva va in diagonale e supera il portiere avversario con un tiro sul secondo palo. Cross basso al centro e indovinate chi c'è? C'è sempre Minerva pronto a trafiggere la disattenta difesa avversaria. Ancora Trapanese, protagonista di una partita meravigliosa, fugge sulla corsia destra e segna la sua terza rete del match. Boys Posillipo non dà tregua, è preso altissimo nonostante il corposo vantaggio. Pera viene servito dal compagno e si iscrive anche lui al tabellino marcatori. Si fa vedere in avanti anche Coroglio con Capuano che trova la botta vincente nei pressi dell'area di rigore avversaria. Una gioia che dura pochissimo. Ancora Trapanese trova la via del gol con questo destro preciso nell'angolino. Nella seconda frazione non cambia assolutamente il canovaccio della sfida. Minerva resta il protagonista assoluto della partita, ha dimostrato di avere fiuto per il gol, di essere sempre pronto a battere a rete il pallone. Coroglio reagisce in qualche modo alle reti di Minerva e arrivano ben 4 marcature di fila che riaprono per un attimo la partita. In queste immagini vediamo Alessandro Capuano lasciato praticamente solo dalla difesa avversaria. Un gol facile facile. Poi Capitan Capuano Corrado ruba palla per via centrale, calcia con il destro, trova la rete. Altra realizzazione per il capitano con il passaggio di Alessandro Capuano per Corrado. Non sbaglia, palla sotto la traversa. Poi il calcio di rigore di Minerva e quindi ancora una volta il gol di Boys Posillipo. E ancora una volta contropiede vincente per il Boys Posillipo. Questa volta la firma ce la mette Paudice dalla posizione defilata. Ottimo lo scambio Trapanese Minerva con quest'ultimo freddissimo sotto porta. Pera, c'è sempre Minerva al centro delle azioni da gol. E il triangolo va a buon fine. Pera realizza porta spalancata, l'ennesima marcatura del match. Verso la conclusione il Coroglio riesce a trovare un altro gol da fuori area. E ancora Pera con una botta da fuori, supera l'estremo difensore avversario, destro nell'angolino. Non c'è stata mai partita alpinità. Boys Posillipo batte 17-7 Coroglio Team.